Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, c'è nell'aria il profumo dell'aggiornamento nella patch 4.4 di Fortnite. Abbiamo visto e stiamo vedendo man mano che passano le ore tantissimi nuovi elementi inseriti nella gigantesca mappa, anzi nel gigantesco mondo di Fortnite. Come vi ho già ripetuto un paio di volte, era giusto ed è stata una cosa che io ho apprezzato moltissimo che Epic Games abbia omaggiato i mondiali di calcio del 2018 inserendo nel suo gioco degli elementi caratteristici che rimarranno anche come ricordo per noi nel tempo di questo evento e di questi anni che stiamo passando con Fortnite. Forse vi ho già spoilerato qualcosina, perché rimarranno come ricordo. Sì, ragazzi, sì. Ho avuto la fortuna di ricevere delle mail da un mio grande fan che mi ha indirizzato su un bel sito di, sai, quella lì, quelli lì che vanno sempre dentro a rubacchiare le cose che vengono già caricate. Ragazzi, abbiamo le nuove skin, i nuovi deltaplani e i nuovi picconi che arriveranno su Fortnite tra pochissimi giorni. Non abbiamo neanche avuto il tempo di terminare tutta la serie di skin nuove che, sbadan, già ne abbiamo una vagonata. Li andiamo a vedere assieme. Dai che li andiamo a vedere assieme. Allora, sbreng! Mi chiedo scusa ragazzi per la qualità delle immagini, sono immagini esclusive, raga, non ce le ha ancora nessuno. Allora, già da questo, ragazzi, potete un po' intuire che si parla di dinosauri. Questo, ragazzi, è il deltaplano e mi sembra che sia visto così un pterodattilo. Adesso, perdonate, c'ha la schiena con gli aculei, c'ha le ali, c'ha le braccine, c'ha il becco. Ragazzi, questo è già un primo spoilerino. Si diceva che la Season 5 parlasse di una catastrofe e ho tante di quelle cose che vorrei dirvi che non ve le posso dire perché sennò faccio 25 minuti di video, ma ragazzi, i dinosauri potrebbero centrare. Non è stato un caso che sia uscita la skin Triceratopo, non è un caso che ci sia il costume da Rex. Proseguiamo, proseguiamo ragazzi, andiamo a vederne un altro sbreng. Questo ragazzi invece è il backpack, come vedete molto sportivo, va a richiamare un pochettino appunto lo sport, il calcio, ed è, come si dice, il backpack che, se non ricordo male, verrà attribuito ai possessori di PlayStation Plus, quindi è un pacchetto esclusivo PlayStation. Non ho ancora informazioni certe, sono notizie fresche di meno di mezz'ora fa. Quindi io ve lo dico sempre in live: state su questo canale, iscrivetevi da Xuder perché le notizie arrivano con un delay, un ritardo di mezz'ora, massimo 2 ore. Ragazzi, non dimenticate di registrarvi. Andiamo avanti al canale. Wow, nuovo backpack, ragazzi. C'è una nuova skin. Ce ne sono più di una, se non sono 6 di nuove skin. Questo è un backpack che, come vedete, ha due bombole di gas dietro ed è veramente gas. E anche qui ci avrei una nuova roba da dirvi di un oggetto che verrà inserito, ma vi tengo stretti, vi tengo lì sfrigolanti come il bacon nella padella. Questo, ragazzi, è un backpack che ha al suo dietro due bombole di gas velenifero. Wow, questo, ragazzi, lo devo capire. Allora, non siamo sicuri, non ve lo voglio ancora perché io ho anche in mente, sempre grazie a questo utente, la storia che verrà svelata nella settimana numero 8. Numero 8. Quindi ragazzi, tante cose io già le so. Questo è un deltaplano, qua si aprirà, come vedete molto futuristico, molto semplice, visto così è un deltaplano tipo da pipistrello. Non è Batman, non è Batman, è inutile che pensi che è Batman, non è Batman.
lo andrete a vedere poi molto meglio, molto più definito. Andiamo avanti ragazzi, un altro interessantissimo backpack che come vedete ragazzi è sempre relativo al pipistrello che abbiamo visto pochi secondi fa. Questo ovviamente è il suo coordinato come zaino, mantella, perché quella ragazzi è una mantella, non è chiaro bene che cosa siano quelle cose collegate dietro, è difficile decifrarle senza un'immagine definita. Voi fate i vostri pensieri, mi raccomando, scrivete qua sotto tutti i vostri commenti. Wow, arriva la prima skin violenta, raga. Questa è la skin, a parte che ha la stessa faccia di quello tutto fluorescente, è lui. È la stessa skin che va in coordinato con il backpack della PlayStation 4. Quindi lui, vedi, c'ha la tutina, c'ha tutti i colori bianchi e blu. Il backpack è il suo e questa è la nuova skin. Sembra un po' futuristica più che sportiva visto così. Eccola ragazzi, questa è la skin che vi dicevo della donna con il mantello, che ha come deltaplano quelle ali giganti tipo pipistrello. Non abbiamo immagini più belle di questa, riusciamo a vedere che ha un cappuccio nero tipo all'Assassin's Creed, visto così ragazzi, molto interessante come skin. A me non piacciono le skin femminili, non mi interessa acquistarle, ma molti di voi che le apprezzano sicuramente troveranno interessante anche quest'ultima. Ed eccolo ragazzi, ed eccolo, prepotentissimo, violentissimo, questa sembra veramente, dovrebbe essere la skin dello spaccatutto ragazzi, questa è ufficiale, di qua non si scappa ragazzi, a meno che noto quel coso lì marrone, però lo spaccatutto non c'ha il mantello, che cacchio è, perché quel coso marrone mi sembrava che si potesse attribuire a quel backpack di prima col mantello che aveva un coso marrone. Questa ragazzi dovrebbe essere lo spaccatutto versione ufficiale. Queste sono immagini prese da Epic Games, quindi dal codice sorgente, sono immagini ufficiali. Avanti ancora, ed eccolo ragazzi, l'aviatore, una delle skin più interessanti. Si parlerà molto in questa nuova stagione ragazzi di guerra, si parlerà molto di dinosauri, si parlerà di tante cose che ragazzi io non so come fanno ad avere queste idee, ma sono geniali. Questa è la skin dell'aviatore ragazzi, come vedete bellissima, meravigliosa. Proseguiamo e boom! Questo ragazzi è super figo, mega potente, spacco tutto io. Allora, questo qui io non so bene, come vedete innanzitutto potrebbe essere la vera skin cattiva di Fortnite. Come vedete al centro, all'altezza dello sterno ragazzi, no dello sterno è qua, all'altezza del petto c'ha il logo, lo stesso logo che troviamo nella base segreta vicino a Spiagge Snob. Io credo che questo sia il nemico, veramente non è uno degli attori, penso che sia qualcuno che sia antagonista, ovviamente scopriremo meglio più avanti, l'unica cosa che sappiamo è che è veramente molto molto cool. Andiamo a... no cool, cool, bello. Ed eccola un'altra skin, quella che vi stavo dicendo andava ad abbinarsi al backpack con il gas velenifero. Questa ragazzi meravigliosa, con la maschera antigas, va a riprendere ragazzi anche qui la seconda guerra mondiale, vi ho detto già tanto, vi ho detto già troppo, e come si dice, come vedete ha una maschera antigas, molto molto interessante. A me piacciono i personaggi con le maschere antigas, non so perché. Ancora il deltaplano ragazzi, il deltaplano relativo è molto facile da intuire alla skin che abbiamo visto dei cattivi, lo vedete il logo lì in bella vista al centro, un bellissimo deltaplano anche questo, sembra fatto in titanio, probabilmente quel logo brillerà e va sicuramente associato alla skin del tipo mega cattivo. Andiamo avanti ragazzi, ed eccolo ragazzi il primo deltaplano dedicato ai mondiali di Russia 2018. Non c'entra nulla con tutto quello che vi ho detto, ma ragazzi
avremo skin, avremo picconi, avremo deltaplani dedicati ai mondiali. Questo è il primo. Andiamo avanti, seguiamo con il piccone. Queste sembrano le vuvuzelas, ce le ricordiamo tutti, ragazzi. 4 anni fa, un casino. Sentivo io le vuvuzelas da Sudafrica, cioè fuori di melone. Questo è il piccone vuvuzela, ragazzi. Molto colorato, molto divertente, veramente, veramente carino. Mi piacciono i picconi colorati, molto, molto bello. Andiamo avanti con un altro piccone. Questo è proprio la scarpa d'oro e il pallone della Coppa del Mondo, quindi più palese, potevo avere sotto uno sfondo che non era giallo, porca miseria. Lo state vedendo, lo capite anche voi. Piccone dedicato ai mondiali, bellissimo anche questo. Non ho ancora la skin, ma ve la pubblicherò prestissimo. Ed eccolo, ragazzi, il piccone dell'aviatore, ragazzi. L'aviatore, come sapete, guidava il Barone Rosso, comunque i bimotore, quelli che avevano ancora l'elica davanti, che ti attaccavi e li facevi partire tu spingendo l'elica. Questo è il suo piccone, molto molto carino, particolare, per poi proseguire, ragazzi. Qua già si fa capire molto, vedete, questo è il piccone del tipo mega cattitato GG, perché era in live poco fa, avevamo è uscito lo sfondo Swog. Come si dice, questo è il piccone del tipo mega cattivo, credo, o altrimenti potrebbe essere il piccone della tipa incappucciata. La cosa che ci salta subito all'occhio è quel globo viola centrale che va un po' a riprendere il deltaplano d'occhio della tempesta, che praticamente sopra c'ha tutti i fulmini che si muovono. Credo che l'animazione di questo piccone sia ovviamente identica. E andiamo avanti con il backpack dell'aviatore. Ovviamente lo riconosciamo, è facilissimo, perché c'è una patch che ha sopra disegnato un jet, quindi mi comincio a pensare che ci sia qualcosa di strano. Un aviatore non può avere il piccone con l'ala, forse aveva il piccone con l'ala e gli hanno messo il backpack col jet. Dovremmo capire bene anche noi questa cosa. Mamma mia, che brutto sfondo, questo lo devo togliere, è veramente mega spixellato. Il deltaplano in coordinato con il piccone che abbiamo visto prima, ragazzi. Come vedete, sempre questo globo centrale che un po' va a richiamare il globo che c'è dentro al meteorite, anche se lo sapete, ragazzi, da poche ore il meteorite si è aperto, c'è il video che ho pubblicato sul canale, lo sapete meglio di me, se volete andate a dargli un'occhiata. E questo è di nuovo il piccone iniziale. Beh, ragazzi, questi erano tutti i deltaplani, tutti i picconi e tutte le skin delle dei prossimi giorni che vedremo su Fortnite. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Spaccate il tasto dei like, iscrivetevi in tantissimi al canale, condividete questo video su tutti i vostri social con tutti i vostri amici. Noi ci vediamo stasera con il contest da 10 euro in live. A più tardi, ciao.